Money Talk, la vostra guida settimanale nel mondo della finanza e dell'economia. Ogni settimana analizzeremo i trend, daremo consigli e vi sveleremo segreti che potrebbero cambiare il vostro rapporto con il denaro. Solo su Casa Radio. Money Talk, la rubrica che rende l'economia e la finanza accessibili a tutti. Buongiorno a tutti, bentrovati su Casa Radio. Inizia subito una nuova puntata di Money Talk, la rubrica esclusiva ed originale dedicata alle notizie più interessanti della settimana dal mondo dell'economia e della finanza. Sono Andrea Magnano e prima di iniziare vorrei ringraziarvi perché ci seguite con attenzione e costanza tutte le settimane. Vi invito anche oggi ad inviarci un messaggio al numero 351 827 4870 per richiederci approfondimenti specifici sui temi che trattiamo. Vi ricordo che questa rubrica è realizzata dalla redazione di Casa Radio in partnership con Money.it e grazie a questa collaborazione sarà possibile solo per gli ascoltatori di Casa Radio che ne faranno richiesta di ottenere un abbonamento alle pubblicazioni premium di Money.it per ben 30 giorni. Le principali notizie della settimana che approfondirò con voi oggi sono: esiste un piano delle banche per avere profitti record ai danni dei risparmiatori? Il ritorno della guerra commerciale e non solo, il fattore Trump incombe sui mercati cinesi. Nonostante gli incentivi, gli spagnoli credono sempre meno al fotovoltaico. La crisi di Maserati, in 6 mesi consegne giù del 28%. Carte di credito revolving o revolver? Ma prima di iniziare il nostro viaggio di oggi, linea alla regina. Bentornati in collegamento con me, Andrea Magnano, su Casa Radio in questa seguitissima rubrica settimanale Money Talk. Come promesso, iniziamo parlando delle banche europee che nel 2023 hanno registrato un profitto di oltre 100 miliardi di euro e non sono pronte a rinunciare a tutti quei soldi quest'anno. Nel dettaglio, sommato l'utile netto delle 20 maggiori banche europee, si arriva a quota 103 miliardi di euro, in rialzo del 32% rispetto ai 78 miliardi registrati l'anno precedente. Come sottolinea Bloomberg, ben 3/4 di questi istituti di credito hanno registrato profitti mai visti prima. L'aumento del profitto delle banche italiane ed europee ha permesso agli istituti di aumentare i dividendi, rafforzando così anche il valore delle proprie azioni. L'indice che raccoglie l'andamento in borsa delle banche europee è salito di circa il 20% lo scorso anno. Il boost di questo calibro sul fronte dei profitti sarà difficile da replicare anche nel 2024. A partire da quest'anno i tassi di interesse di riferimento delle banche centrali, BCE in primis, sono destinati a scendere. Tuttavia diverse banche si dicono ottimiste. I profitti continueranno a crescere anche nell'anno in corso grazie agli aumenti delle commissioni applicate ai clienti, come riporta ancora Bloomberg. Ancora una volta, sembrerebbe, le banche vogliono continuare ad arricchirsi sulle spalle dei risparmiatori, proprio come accaduto con il rialzo dei tassi di interesse di riferimento della BCE, che ha portato ad un conseguente aumento del costo del denaro e quindi dei tassi che il risparmiatore è chiamato a pagare per prendere dei soldi in prestito dalla propria banca. Sebbene questa dinamica sia esattamente quella desiderata dalla Banca Centrale Europea, che aveva bisogno di raffreddare l'economia limitando l'accesso al credito, così da abbassare l'inflazione galoppante, c'è da ricordare che un aumento dei tassi avrebbe dovuto portare anche un sostanziale rialzo dei rendimenti legati alla liquidità depositata del risparmiatore, ad esempio sui conti deposito. Esattamente come le banche non hanno esitato ad alzare i tassi di interesse sui nuovi mutui e su quelli già attivi a tasso variabile, queste sono state ben più lente e reticenti nell'alzare i tassi di interesse, quindi i rendimenti, sui prodotti di investimento in cui è il risparmiatore a dare i soldi alla banca. Ed è così, con un differenziale imbarazzante tra gli alti tassi applicati sui mutui e i bassi tassi applicati sui conti deposito, che le banche hanno potuto generare profitti da record storico sotto gli occhi di tutti. Una volta raggiunti simili livelli, è difficile immaginare che le banche siano disposte a cedere una grande quantità di ricchezza quest'anno.
E ora, come promesso, parliamo del fattore Trump che incombe sui mercati cinesi. I mercati mondiali, compresi quelli cinesi, sono soggetti agli scossoni geopolitici. Una vittoria di Trump provocherebbe senz'altro una grande onda d'urto in Cina, e non solo. L'immondo intero aspetta con ansia di sapere quale sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti d'America. Servirà ancora un po' di pazienza, visto che l'esito finale delle elezioni presidenziali USA si materializzerà soltanto il prossimo 5 novembre, e quindi tra circa 9 mesi. Tuttavia, in base a quanto visto finora, la sensazione è che i due sfidanti coincideranno con l'attuale inquilino della Casa Bianca, Joe Biden e Donald Trump. Il tycoon è tornato e, al netto dei dossier giudiziari che gravitano sul suo conto, intende diventare presidente per la seconda volta. Ragionando su quest'ultima ipotesi, non proprio remota e fantasiosa, c'è chi ha già iniziato a stendere scenari geopolitici provando a rispondere ad una domanda ben precisa: che cosa succederà se Trump dovesse sconfiggere Biden? Risposta generica: gli Stati Uniti entreranno in un nuovo ciclo geopolitico ed economico impossibile da prevedere. I mercati finanziari del pianeta trattengono il fiato, consapevoli che la variabile The Donald potrebbe sparigliare le carte in tavola. In particolare, i mercati cinesi sono preoccupati non solo per un fantomatico ritorno di Trump, ma anche del caso Evergrande. L'unione tra questi due dossier equivale infatti ad una bomba d'orologeria pronta a minacciare il sistema economico della Cina. Se un tribunale di Hong Kong ha stabilito che 2 anni dopo il suo default il colosso immobiliare cinese dovrebbe essere liquidato, con tutte le conseguenze del caso per gli investitori stranieri, che probabilmente si troveranno in fondo alla fila per eventuali pagamenti, un Trump bis potrebbe portare un nuovo inasprimento della guerra commerciale tra Stati Uniti e Dragone, con esiti nefasti per l'economia delle due superpotenze e di riflesso del pianeta intero. Da un lato l'economia cinese deve fare i conti con alcuni nodi spinosi, ma dall'altro è bene ricordare che la Cina continua pur sempre a crescere ad un ritmo del 5% all'anno. I mercati cinesi sono tuttavia soggetti agli scossoni geopolitici e una vittoria di Trump provocherebbe senz'altro una grande onda d'urto. Come ha spiegato il Financial Times, è interessante notare che non sono state le elezioni di Taiwan del 13 gennaio a dare la prima vera scossa al ribasso alle azioni cinesi nel 2024. I giorni di negoziazione successivi sono stati molto tranquilli. Al contrario, è stato il forte risultato di Trump alle primarie dell'Iowa un paio di giorni dopo, combinato con un dato leggermente deludente sulla crescita economica per la Cina, ad aver preceduto un calo del 2% delle stesse azioni cinesi. È dunque lecito supporre che i titoli della società cinese, con forti legami con gli Stati Uniti, potranno soffrire più di altri, in particolare sulla scia delle notizie secondo cui il leader repubblicano starebbe elaborando tariffe punitive sulle esportazioni degli USA. In quel caso prenderebbe forma una sorta di guerra dei dazi 2.0, destinata ad influenzare l'intero ordine economico globale, già sottoposto a varie crisi, dalle tensioni nel Mar Rosso a conflitti regionali con echi internazionali. Gli investitori focalizzati sui mercati emergenti potrebbero dunque scegliere di orientarsi verso mete più semplici e meno tese, ridimensionando la Cina e aumentando le allocazioni in paesi come Messico e India, due delle scommesse più calde dell'anno. Strategie intelligenti all'interno della Cina potranno ancora essere messe in atto, ma quasi sicuramente dovranno rispettare due linee rosse: evitare qualsiasi cosa abbia a che fare con il settore immobiliare cinese e con tutte quelle aziende che hanno vendite significative negli Stati Uniti. La minaccia di Trump di imporre dazi superiori al 60% sulle merci cinesi, ha fatto presente Asia Times, ha fatto salire il costo della copertura dello yuan ai livelli più alti dal 2017. In Cina, non a caso, le domande più frequenti tra gli investitori locali includono le implicazioni per la Cina nel caso in cui Donald Trump dovesse diventare il prossimo presidente degli Stati Uniti, ha spiegato Maggie Wei, economista di Goldman Sachs. Certo è che lo spettro di una guerra commerciale di grandi dimensioni è l'ultima cosa di cui l'economia globale ha bisogno nel 2024. Eventuali ulteriori eventi contrari provenienti dall'Occidente aggraverebbero inoltre i problemi interni che hanno fatto crollare drasticamente i titoli cinesi, come la suddetta crisi immobiliare, sempre più profonda, le deboli
vendite al dettaglio, un'attività manifatturiera instabile e la presenza di forze deflazionistiche. La minaccia di tariffe più elevate sui beni di fabbricazione cinese destinati al mercato USA potrebbe mettere a dura prova la fiducia delle imprese e delle famiglie d'oltre muraglia. I dirigenti delle aziende cinesi potrebbero essere ancora meno propensi ad aggiungere nuovi posti di lavoro in un momento in cui la disoccupazione giovanile è a livelli record. E ancora, le preoccupazioni per la guerra commerciale potrebbero anche rendere la Cina meno disposta ad aumentare le buste paga, e questo metterebbe in serio pericolo le speranze del presidente Xi Jinping di ricalibrare i motori economici verso un modello di crescita guidato dalla domanda dei consumatori. Potrebbe anche portare ad un forte picco nella volatilità del tasso di cambio ed esercitare pressioni al ribasso sullo yuan. Continua Money Talk e continua il nostro viaggio nel mondo dell'economia e finanza su Casa Radio. E ora parliamo degli spagnoli che credono sempre meno al fotovoltaico. Scopriamo perché. La capacità totale di pannelli solari installati alla fine dello scorso anno in Spagna rappresentava un quinto di quella della Germania e circa la metà di quella dell'Italia. Il numero di spagnoli che hanno installato pannelli solari sulle proprie abitazioni è diminuito lo scorso anno, la prima flessione dal 2018, nonostante gli incentivi fiscali, mentre le previsioni per quest'anno rimangono stabili. Gli analisti hanno indicato che la riduzione dei prezzi dell'energia e la pressione sui bilanci familiari causati dall'inflazione hanno iniziato a minare l'entusiasmo per l'energia solare in tutta Europa, ma l'impatto è particolarmente evidente in Spagna, un mercato ancora relativamente immaturo per l'energia solare domestica. Quasi 112.000 famiglie spagnole hanno installato impianti di energia solare nel 2023, circa la metà del livello record del 2022, secondo l'Associazione per le Energie Rinnovabili APPA. Anche se uno dei paesi più soleggiati d'Europa è un leader nelle energie rinnovabili, la Spagna è ancora indietro rispetto ad altri paesi in questo settore, in particolare la Germania, leader europeo nell'energia solare. La svolta è iniziata quando la Spagna ha eliminato nel 2018 una tassa impopolare, conosciuta come Sun Tax, come parte di misure per ridurre le bollette dell'elettricità. Questa tassa sull'energia solare colpiva le famiglie e le piccole imprese. Madrid ha destinato oltre 2 miliardi di euro di fondi europei post pandemia per le installazioni solari, accumulo di energia e sistemi di riscaldamento rinnovabile domestico. Inoltre, molte autorità locali offrono sgravi fiscali per i pannelli solari. Una diminuzione della domanda da parte delle famiglie era attesa, poiché le persone hanno smesso di percepire i prezzi dell'energia così alti come durante lo shock dei prezzi del 2022 causata dalla guerra della Russia contro l'Ucraina. Anche il settore industriale ha installato meno pannelli solari nel 2023, sebbene la diminuzione sia stata più contenuta. Complessivamente, secondo i dati dell'APPA, sono stati aggiunti circa 1,9 gigawatt di capacità, il 27% in meno rispetto al 2022, ma molto al di sopra delle performance del 2021. La capacità totale di pannelli solari installati alla fine dello scorso anno in Spagna rappresentava un quinto di quella della Germania e circa la metà di quella dell'Italia, secondo i dati Solar Power Europe. Un sistema domestico medio costa 7.000 euro circa, secondo l'APPA. Sulla base dei prezzi dell'energia dello scorso anno, tale investimento sarebbe recuperato entro 7 anni, anche senza il sostegno governativo. I tempi medi di attesa per gli incentivi sono di circa un anno e in alcuni casi anche 2 anni. Tuttavia la Spagna è sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo del 2030 di 19 gigawatt di installazioni su abitazioni e edifici aziendali. Tale obiettivo corrisponderebbe all'installazione di pannelli solari su oltre 4 milioni di abitazioni medie. Alcuni tuttavia sostengono che è necessario apportare cambiamenti per garantire che la Spagna continui ad installare pannelli solari. Con circa 2/3 degli spagnoli che vivono in condomini, molti nel settore ritengono che il futuro risieda in progetti condivisi, in cui i pannelli solari fornirebbero energia ad un gruppo di consumatori anziché ad un singolo nucleo familiare.
L'analisi delle più interessanti notizie economico-finanziarie della settimana qui a Money Talk ci porta a parlare del marchio del tridente. Il 2023 di Maserati, come ordini e ricavati, si è chiuso agli stessi livelli del 2022. Anche se nella seconda parte dell'anno il marchio è andato in sofferenza, consegnando da giugno a dicembre il 28% di vetture in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I numeri del brand di Stellantis sono il riflesso di una crisi che va avanti da mesi e sta costringendo oltre 2200 lavoratori dello stabilimento torinese di Mirafiori e 220 di quello di Modena a prolungati periodi di cassa integrazione. Nel 2023 Maserati ha consegnato in totale 26.600 vetture, terminando l'anno sostanzialmente allo stesso livello del 2022, quando le vetture erano state 25.900, più 0,7%. I numeri dicono però che nella seconda metà dell'anno c'è stata un'evidente flessione. Nel secondo semestre Maserati ha consegnato 11.300 vetture, mentre nello stesso periodo del 2022 erano state 15.700, in calo, come detto, del 28%. Il marchio, quindi, non solo non è riuscito a crescere nell'ultimo anno, ma sta anche iniziando a perdere terreno. Eppure i numeri che realizza oggi Maserati sono molto più alti di quelli a cui era abituata in passato, quando preferiva mantenersi su una produzione ridotta, tipica dei marchi di lusso. Nei primi anni 2000, a circa 10 anni dall'acquisizione da parte di Fiat, Maserati era a tutti gli effetti un brand di nicchia, con pochi modelli prodotti e vendite annue che non superavano le 5.000 unità. Per il marchio del Tridente tutto è cambiato a partire dal 2013, con il lancio di nuovi modelli e l'intenzione di competere con brand premium tedeschi. La strategia inizialmente ha ripagato. Nel 2017 Maserati ha fatto registrare i suoi volumi più alti di sempre, con il picco di oltre 51.000 unità vendute, di cui il 28% solamente in Cina. Proprio nel 2017 la Cina era diventata il suo mercato principale, superando anche gli Stati Uniti grazie alla berlina quattro porte e soprattutto al primo SUV della casa, Maserati Levante. Negli ultimi 10 anni Maserati ha adottato un modello di business molto diverso da quello degli altri marchi della cosiddetta Motor Valley, il rinomato distretto dei motori in Emilia-Romagna. Per dare un'idea, nel 2022 Maserati ha prodotto oltre 30.000 vetture, più del doppio delle 13.000 di Ferrari o oltre il triplo delle 9.000 di Lamborghini appartenente al gruppo Volkswagen. Ma mentre il cavallino rampante nel 2023 ha festeggiato l'aumento di consegne e ricavi e anche Lamborghini ha battuto i propri record di vendite, fatturato e redditività, Maserati non riesce più a crescere. Nel 2022 ha venduto la metà delle auto che vendeva nel 2017 negli Stati Uniti, mentre ha registrato cali delle immatricolazioni del 60% nel Regno Unito e fino al 66% in Cina, in quello che era uno dei mercati più promettenti. Dopo alcune settimane di cassa integrazione a dicembre e gennaio, i 220 lavoratori dello stabilimento Maserati a Modena, dove si produce la sportiva MC20, ne affronteranno un altro a marzo. Recentemente Stellantis ha anche annunciato il prolungamento della cassa integrazione per gli oltre 2200 operai dello stabilimento torinese di Mirafiori, delle linee delle 500 elettrica e delle Maserati per l'intero mese di marzo. Dal 31 marzo inoltre a Mirafiori terminerà la produzione del SUV Levante. Su circa 33 Maserati totali prodotte al giorno a Mirafiori, 25 sono modelli Levante. Lo stop produttivo porta di fatto quasi a zero la produzione di Maserati a Mirafiori, hanno spiegato i sindacati. Andrea Magnano ancora con voi per proseguire questo viaggio nel mondo dell'economia e della finanza con Money Talk. E ora parliamo di carte di credito revolving. Se la carta di credito revolving è tra i prodotti più venduti dal sistema finanziario, si stimano infatti oltre 3 milioni e mezzo di carte attive nel nostro paese, allora sicuramente il pericolo è dietro l'angolo. Per la verità sarebbe più logico chiamarle carte revolver, perché si tratta di una vera e propria rivoltella che viene
viene purtroppo puntata la testa del malcapitato cliente in un macabro meccanismo che assomiglia tanto alla roulette russa. Il collocamento di massa da parte del sistema bancario, soprattutto per il tramite delle società di credito al consumo, della carta di credito revolving, è il risultato di una subdola strategia che ha l'obiettivo di creare bisogni e sostenere i consumi nel cittadino esasperato e impoverito dalla recessione. Con questo fido semplice da ottenere, infatti, si ha la possibilità di pagare in un periodo di tempo molto più lungo ciò che non è possibile acquistare con un pagamento in unica soluzione e nemmeno con regolamento a saldo il mese successivo, come avviene con le carte di credito tradizionali. Pur essendo nata con la finalità di sostenere gli acquisti di beni durevoli, negli ultimi anni la carta di credito, anche revolving, è di fatto sempre più utilizzata presso rivenditori di beni di prima necessità, i supermercati. La spesa per le esigenze ordinarie di casa si fa praticamente a tassi di interesse pesanti, sostanzialmente usurai, che non vengono rilevati dall'indice dei prezzi al consumo. La Banca d'Italia per il quarto trimestre del 2023 rileva per le carte revolving un tasso medio effettivo globale su base annua, il TAEG, del 16,26%, con un tasso soglia usura, ossia il tasso oltre il quale scatta il reato, del 24,265%, il più alto in assoluto rispetto a tutte le altre tipologie di finanziamento. Quante volte negli ultimi anni avete ricevuto via email offerte di concessione di carte revolving, magari spedite direttamente a casa dopo che vi era stato negato un prestito personale? Nessuna meraviglia, perché tra un prestito personale con il tasso medio dell'11,71% e una carta revolving ci sono almeno 500 basis point di differenza tasso. Come sempre, nelle incongruenze del sistema finanziario italiano c'è la collaborazione di Banca Italia, che negli ultimi anni ha innalzato la soglia del tasso usura quasi al 25% ed evitato in tal modo di far accusare e condannare banche finanziarie che possono applicare anche prezzi fino a circa il 24%, come se applicare il 24% piuttosto che il 25% salvasse l'etica e la coscienza di strozzini e truffatori. Ma questa è l'Italia, dove il controllore, Banca Italia, è governato dai controllati. Il meccanismo è semplice: il cliente ha a disposizione una somma di denaro da utilizzare a piacere in un'unica volta o in più occasioni, che può restituire con comodi rimborsi mensili. Quando la usa, la sua disponibilità diminuisce, ma si ripristina automaticamente ad ogni rimborso di rata. Ogni rata comprende una quota capitale e una quota interessi. La quota capitale va a ripristinare il credito disponibile, ma la quota interessi, per effetto di un perverso meccanismo moltiplicatore mensile e non annuale, determina una spirale difficile da controllare. Così il suo credito non si esaurisce e lui può contare sempre su una riserva di denaro, che è come una droga per chi deve affrontare con difficoltà le ordinarie spese quotidiane. La ricostruzione continua del credito disponibile, con rimborsi minimi mensili, mediamente tra il 3 e il 5% della linea di credito concessa, e gli eventuali nuovi utilizzi, comportano una durata non predeterminata del finanziamento, ma la rata non cambia. Insomma, attenzione, il rischio è che non si finisce mai di pagare. Money Talk termina qui. Vi ricordo che potete ascoltare il podcast dei contenuti prodotti attraverso le app di Spotify, Apple Podcast, Google, Amazon, ma soprattutto potete ascoltarci in diretta scaricando l'applicazione Casa Radio direttamente dagli store dei vostri device smartphone, tablet, smart home, oppure ancora potete ascoltarci direttamente nelle vostre autovetture dai sistemi CarPlay o Android Auto. Da Andrea Magnano è tutto e vi do appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata di Money Talk.